Ti beccherai una bella spadata nella testa. No, come io così? Mi faccio sparire. Ciao a tutti ragazzi! Oggi siamo qui con un video veramente incredibile! Ci troviamo nella mia cucina e con me c'è la mia ragazza Rebby. Ciao! Vi ricordiamo che noi abbiamo anche un secondo canale che potete trovare in descrizione, dove ci facciamo scherzi, challenge, qualsiasi cosa. Quindi andate subito ad iscrivervi se non vi siete iscritti. Su Rebby e Molly! Oggi che cosa facciamo, Rebby? Perché oggi abbiamo tutte queste cose? Abbiamo questo, quest'altro, questo coso a forma di pozione. Come mai? Boh. Perché facciamo le pozioni di Minecraft. Le pozioni? Le pozioni, facciamo queste. Le pozioni di Minecraft. Belle. Questa che cos'è? Questa bro, sinceramente è visione notturna. Questa? Azzurro. Questo sì, azzurro potrebbe essere di velocità. Questo è verde. Ma cos'è questa rossa roba? Questo che cos'è? Arancione. Questo invece? Questa era vaniglia. Okay. Le pozioni di Minecraft. Perché? Allora, per le pozioni mi metto gli occhiali. Loro, i miei iscritti, quelli che mi seguono, sanno come si fanno le pozioni su Minecraft. Io no. Te no. Però, sapete anche come si fanno le pozioni di Minecraft nella vita reale? Lo scopriamo oggi. Allora, vediamo. Prima di tutto, oggi insegnerò alla mia ragazza come fare le pozioni. Esatto. Per fare una pozione, cioè questa, la mettiamo qua. Che cosa ci serve innanzitutto? Vabbè, oltre che alla boccetta, che cosa serve? Bella faccia. No, sì, sì, è corretto, però serve l'acqua. Un'ampolla d'acqua. Facciamo un po' di spazio, così facciamo vedere meglio. Se non fare le pozioni bene, Rebby, ti beccherai una bella spadata nella testa. No, come io così? Mi faccio sparire. Rebby, ma dove è andata, ragazzi? Eccomi qua, quindi niente spadata perché sono scappata. Però Aio, questa sberla te la becchi comunque. Ho perso la ciabatta, no, però sono tornata senza ciabatta. Allora, adesso basta chiacchiere, basta tutto, perché bisogna iniziare le pozioni. Se fare le pozioni corrette ti farò aprire questa bella pozione strana e colorata. Sì, la voglio aprire, no, subito. Questa pozione racchiude tutte le pozioni di Minecraft, quindi è pericolosissima. Allora, no, la mettiamo qua così non ci arrivi. Innanzitutto... No! Bravo, la bravo! Non mi dite che sono una nabba. È nabba o non è nabba? Chi lo sa? Allora, iniziamo. Tu fai quello che... No, metti giù quella pozione. Allora, ascolta il maestro delle pozioni, perché oggi sono anche un... Sì, maestro! Allora, prima di tutto apriamo l'ampolla. L'ampolla bisogna aprire. Dai, Rebby, non far finta di non capire, eh? Bisogna mettere l'acqua. Dai, che ti prendo in giro, già prima capito di tutto, come si fanno queste pozioni. Mettiamo l'acqua così, ecco qua. Questa è una pozione base. Questa è l'ampolla d'acqua, vedete? Ma così sanno fare tutti. Lo so, però dammi un attimo, mamma mia. Queste sono le basi, vuoi imparare come fare le pozioni? Questa è un'ampolla d'acqua, per fare, ovviamente non abbiamo le verruche del Nether, la verga di Blaze, la canna da zucchero, quello, quell'altro e quello ancora. Ovviamente non sai di quello che sto dicendo. Parlando. Facciamo quello che sto parlando. Facciamo adesso, cosa possiamo fare? La pozione di fortuna. Bello, io voglio essere fortunata. Io la bevo io. Allora, prima di tutto bisogna mettere un po' d'acqua e poi prendi questo colorante alla menta. Okay. Prendimi un cucchiaino, assistente. Cucchiaino. Ma io volevo fare la mia pozione. No. Allora mettiamo. Vediamo. Occhio, Rebby, non farmelo cascare, eh. Poco. Ok. Ecco. Io non la posso fare. Perfetto. Ecco, ce l'ho fatta. Aspetta, devo prendere una tovaglietta, che sennò sporchiamo tutto. Ecco così. Perfetto. Vai, prova a farla anche tu. Vai, allora, ho imparato subito. Pozione guarda di fortuna, la vedete, ragazzi? Verde, trasparente. E verde trasparente si potrebbe confondere con la pozione di veleno, ma non lo è. Ecco qua. No, Rebby! No! No! Però la mia è più verde, no, della tua. Aspetta, questa invece è un altro guarda, tipo di pozione. Guarda, ragazzi, mi piace questa pozione. È una pasticciona. Adesso guarda. Ma guarda te! Hai sporcato. Vieni in camera tua. No! Ok. Dai, sto scherzando, vieni qui. Ma sei una pasticciona. Però,
con la tua pastizzonatudine. Chiudiamo qui che non mi fido. Hai creato la pozione di veleno. Hai capito che cosa hai fatto? No! No, Remy, no, ha bevuto una pozione di veleno. Remy, una pozione di cura. Devo usare la super pozione. Aspetta, Remy, ci penso io. Bevi questo. Ah! Ma cosa mi è successo? Ho dato la super pozione, dopo la riapriamo. Che schifo. Qui non mi posso leccare più no, le mani. No, non leccarti le mani, perché questa è la pozione di veleno. Porca guardate, miseria. Ha creato la pozione di veleno e la pozione di fortuna. Se si è un po' sbadati si crea la pozione di veleno. La pozione di veleno, Remy. Basta, adesso non tocco più niente. Guarda cosa sto facendo. Cosa fai? Bevo la pozione di fortuna. Vediamo se sarò più ecco, fortunato. Ecco, io ho bevuto il veleno e te devi bere la fortuna. Non è giusta questa cosa. Com'era? Non è successo niente. Remy, guarda! Ho trovato 50 sì. euro! No! Ho trovato 50 anch'io, euro! Anch'io, la bevo subito! No, non puoi! No, 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 no! Cioè, scusa, io devo bere il veleno e te sono quello fortunato? Dammi qua! Vado a fare shopping, dammi qua! Ma non è giusto! Non è giusto! Pure! Ok, Remy! Adesso? Prossime pozioni. Abbiamo fatto pozione di veleno e pozione di fortuna, che ha funzionato tanto. Solo per te. Adesso voglio che fai la pozione di cura. La so! È rossa! Bravissima! Io invece Dai. Faccio la pozione di velocità, che si fa con l'acqua. Metto un po' d'acqua qua dentro. Ma è facile la pozione di cura, Remy, è tutto rosso. Speciale. Vai, tutto qua. Ecco. Mettiamo l'acqua, ecco, perfetto. Bella quella. Io però fossi in testa aggiungerei anche questo. Un po' di quella, però appena, non fare. No, sta attenta. Non fare i disastri di prima, tieni se vuoi mescolare. Wow. Poi è vediamo. Bellissima, è pure sfumata. Devo metterci per la pozione di velocità, forse questo. Proviamo. Sì, ma dai, mi hai dato il cucchiaino tarocco, però. Ma Remy, ma devi far così, al contrario. Vediamo, pozione di velocità. Così. È perfetto. Buona, posso assaggiare? È perfetto. Sì, puoi assaggiare. Ma cosa mi succede stavolta? Recuperi la vita, no? Con questa recuperi la vita. Vediamo. Hai recuperato proprio la vita. Buona. Buona, quella è molto buona. Allora, mescoliamo un po' qua. Io ci sono. Mescoliamo un po'. Ecco, falla vedere molto bene. Ecco, guardate, finalmente ho fatto qualcosa di buono. Pozione di cura, chi la vuole? Insieme alle altre. Guardate, ragazzi, la pozione di velocità. Si vede che è un po' azzurrina? Sì, si vede. Con bellissima. Questa divento super veloce. Davvero? Sì, la vedere. Voglio io per le gare. A le gare te la do, sentiamo. Molly, dove vai? Molly, Remy, guarda, sono sceso al supermercato a prendere questo. Al supermercato? Sì? In così poco tempo? Sono super veloce. Ci provo io. Remy, mamma mia, ma è andata via? Eccomi, sono già tornata, ma hai velocissima. Visto? Velocissima. Adesso, visto che sono una pasticciona, faccio la pozione di danno. Ti ricordi come si fa? Sì, rosso e blu per fare il viola. Viola, bravissima. Io faccio la pozione di resistenza col fuoco. Guardate che cosa c'ho qua. Ma te sempre le pozioni più forti. Vabbè, però la tua è molto più forte perché infligge danno. Sei sicura di riuscire a fare il viola? Sì, guarda. Secondo me, allora mettiamo questo. E devo metterci un po' d'acqua perché così è troppo arancione. Ecco, mettiamoci un po' questo. Ecco qua. Mamma mia, sento già il fuoco dentro di me. Ce l'ho fatta. Adesso fammi finire però più. Guardate, ragazzi, resistenza al fuoco. Proviamo subito. La bevo, Remy, Vai. La bevo, Il colore che stavi facendo prima era perfetto. Lo so, adesso fammi finire. È resistente al fuoco? Sentiamo, proviamo. Resistente al fuoco? Sono resistente, mamma mia! Wow, ma come hai fatto? Non mi ferma niente.
E tu ce la fai? O sì, il pastrocchio? Sì, sto facendo il viola, non è un pastrocchio. Secondo me è un pastrocchio, eh. Non è vero. Oh, c'è. E questa, un po' griso, però ci può stare, vediamo. Ecco. Pozione di danno istantaneo. Forse ci dovevi mettere della Pepsi. Una mescolata. Che cavolo, ecco. È proprio quella. Te l'ho detto che sarebbe. Guardate la Rebi che cosa ha fatto, pozione di danno. Questa però non va aperta perché questa se tirata fa danno. E lo so, attenta, si sporca non... sporca tutto. Questa fa solo un po' male per fortuna, ma ha cavato pochi cuori. Ah, ok, ho capito, riproviamo. No! Adesso quanti cuori ti ha tolto? Ma io la volevo assaggiare dopo tutta quella fatica. No, no, è meglio di no, ma sei pazza, ti fa solo del male quella, ti fa solo male. Allora, Rebi, adesso ti sei meritata la pozione incredibile. Vai, il momento che aspettavo. Vieni qua. Che stavo, non voglio più. Chi la vuole questa pozione super mitica? Ecco. Schifo! Ragazzi, per questo video delle pozioni è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando. Noi ci vediamo domani con un nuovo fantastico video. Ciao! Ciao! Ti eri incantata? Guardavo questo, guarda che bellina. E mi raccomando, passate anche su Rebi Molly. Sì, ciao!